Cari amici di GameStime, io sono Aldo. Io sono Gino. E io sono il vostro sempre di malvito, Riccardo Di Quartiere, perché... Non tantissimo. Sempre come quel video scorso della Xbox One, che vi ricordiamo è qui. Che però era... Potete cliccare qui sopra. Aldo... Potete cliccare qui sopra per vedere l'unboxing della Xbox One S che abbiamo fatto questa settimana. Oggi siamo qui invece, questa settimana di unboxing, siamo qui invece per fare... Giulia, sta arrivando, Giorgina. Adesso ti porta le patatine, va bene? E oggi siamo qui invece per l'unboxing di questa nuova PS4 Slim, questa settimana di unboxing, dopo aver fatto vedere Xbox One. Ricordiamo subito che questa PS4 non comprende giochi. No, senza giochi. È lo stesso prezzo della One S, ma senza giochi. Sul retro ci sono anche qui dei giochi abbastanza iconici, c'è Horizon, c'è Uncharted, c'è Gran Turismo e Lego, il risveglio della forza, Star Wars. Allora, cosa troviamo? Sì, che si riparte sempre. Troviamo un pezzo subito forte. Col pezzo forte. Manco un pezzo di scotch. Non si sprecano come tipo copertina. Come copertina. Allora, la togliamo. E questa qui è PS4 Slim. Eccola qui. Piccolina. Anche questa abbastanza graziosa. Anche se non c'era il grosso bisogno di fare una Slim di PS4, che già era abbastanza piccolina quando è uscita. Allora, la prima differenza che si nota è l'assenza completa del LED che c'era su PS4, sì. Adesso è stato sostituito da un LED solo sul pulsante di accensione, anche qui fisico, che questo qui si sente, e questo è invece il pulsante di estrazione del disco. Qui ci sono due prese USB incredibilmente lontane una dall'altra, in modo da poter mettere le chiavette grosse. Sul retro abbiamo una presa AUX, una presa HDMI normale e una presa Ethernet, oltre all'alimentazione. Non c'è nient'altro, è abbastanza... semplice. È la PS4, è abbastanza semplice. Sotto invece abbiamo sempre la solita grafica con il simbolo PlayStation che c'era anche sopra, più i piedini che sono a forma dei tasti, i tipici della PlayStation, cioè X, cerchio, quadrato e triangolo. Vediamo un po', qui abbiamo un foglio che ci spiega un po' i vantaggi del PS Plus, abbastanza discutibile e abbastanza pieghettato. Anche qui ci prendono per coglioni, ci spiegano come si fa ad attaccare la console alla presa elettrica. Vabbè, ma non devi dire così, perché da qui la gente, c'è chi non può sapere. Come si collega a una presa elettrica? Cosa vivi nel 300? Cioè, Riccardo, lei che non sta spesso in negozio, non ha visto le non cose ha visto che ho visto niente. Io. Ah, davvero? Immagino. Abbiamo... Oh. È vero, nella One non c'erano le cuffie. Non c'erano le cuffie. Hanno risparmiato, hanno messo FIFA ma non le valevano. Risparmiazzo sulle cuffie. Ti danno. E invece qui ci sono le cuffie, ecco qui. Proprio high quality. Bellissimo. Vabbè, è il solito auricolare mono terribile che si era dopo, visto. Dopo 5 minuti ti manda praticamente l'orecchio. Nella PS4 è brutto come la fame. Brutto come la fa, è bruttissimo. Sì, ecco, è brutto. Scomodo, vabbè. Qui c'è il cavo di ricarica del pad, che invece questa volta, anche in PS4 aveva già la ricarica inclusa, quindi niente batterie, fortunatamente, grazie Sony per avere questo regalo. Per questa innovazione. Il cavo HDMI classico. L'alimentazione che già nella PS4 normale era senza alimentazione esterno. E qui veniamo. E questo invece è il nuovo DualShock 4. Con poche novità. Che, come potete vedere, esteticamente è abbastanza simile a quello che c'era già nella PS4 normale. Le differenze però ci sono, anche se non si vedono. Ad esempio i tasti, le levette e anche i tasti dorsali sono grigi rispetto ai levette che erano neri. La barra di LED che c'era sopra adesso è visibile anche davanti sul touchpad qui. E per il resto è abbastanza simile a quello che si era già visto. È bellino, perché è sempre il solito pad della PS4 che a me piace un sacco. Comunque, questa era l'unboxing di PS4 Slim. Le novità non sono tantissime come invece c'era per Xbox One S, perché lì c'era davvero bisogno di un restyling. Invece qui diciamo che è stata una cosa un po' per stare al passo con la concorrenza. Anche perché le dimensioni non siano molto molto diverse. Ricordiamo che questa non ha l'uscita 4K. In 4K, che è una cosa, a mio parere, abbastanza scandalosa, quando la concorrenza ha lo stesso prezzo invece in 4K te lo dà. Quindi vi ringraziamo di aver visto questo unboxing fino a qui. Vi ricordiamo che abbiamo fatto anche quello di Xbox One S, quindi potete vedere anche quello. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.